Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Exotica Ita. Quest'oggi parleremo del mio acquario marino e vedremo degli aggiornamenti su di esso. Ok, eccoci arrivati. Questo è il mio acquario marino da 60 litri, è un nano reef con rocce vive provenienti dalle Filippine. E al suo interno c'è un pesce pagliaccio che, eccolo, è un gambero pulitore e delle lumache pulitrici. Partiamo subito dalle novità che ho aggiunto in vasca. Ho aggiunto un anemone di gomma per il mio pesce pagliaccio per, diciamo, farlo nascondere, fargli avere un posto sicuro dove stare. E poi ho aggiunto un termoriscaldatore per, diciamo, regolare la temperatura dell'acqua, perché se scende sotto i 25 gradi i miei animali possono morire, visto che sono animali tropicali. Poi, visto che la sabbia nel mio acquario rende il tutto un po' più sporco, anche se la dovrei togliere, ho comprato questo gamberetto pulitore, si chiama Lismata debellus, e diciamo mi aiuta a tenerlo pulito, si nutre di alghe, piccoli microrganismi. Poi ho queste lumache pulitrici, ne sono tre, ma ce n'è un'altra, la terza non so dov'è. Vi ricordo che il mio acquario è senza filtro, quindi non ho speso tantissimo per costruirlo e diciamo è un'esperienza che possono fare tutti, non è molto difficile da tenere, magari questo è un po' più difficile, ma io ce l'ho da un po', quindi mi sono, diciamo, concesso questo upgrade. All'inizio avevo solo il pesce pagliaccio, poi piano piano ho aggiunto le rocce vive e il gambero. E poi penso che forse l'anno prossimo comprerò un altro pesce per far compagnia a lui e spero di fargli accoppiare. Poi ci sono anche delle stelle marine nel mio acquario, molto piccole, che sono là dietro, una è là, un'altra è lì. Sono tutte deformate perché sono, diciamo, infestanti, però a me non creano fastidio e le tengo nell'acquario. Ok, adesso vi farò vedere come preparo io l'acqua per il mio acquario quando è tempo di cambiarla. Ok, tutto quello che ci servirà per il cambio d'acqua sono una tanica da 10 litri, del sale marino per acquari, un imbuto e una bilancia per pesare la quantità di sale che metterò nella tanica. Ok, tutto quello che ci servirà sono 370 grammi di sale da mischiare con l'acqua. E poi la farò maturare per un giorno o due e poi la cambierò. Ok. Troppo. Qualcosa di meno. Ok, va bene.
adesso vi lascio delle riprese dei miei animali che mangiano. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e se vi va attivare la campanellina e condividere il video con tutti i vostri amici.